Io credo che i genitori sono veramente splendidi nel crescere figli, però poi ci sono delle cose come la dipendenza che se non la conosci e non la sai riconoscere e poi ti infilma dentro casa. E allora quella frase come ho fatto a non accorgermene prima. Il nostro rap è stato scritto dai ragazzi della scuola media, una piccola rappresentanza, però ci teniamo a fare un applauso ai ragazzi perché sono venuti oggi a una giornata di festa, sono venuti lo stesso per dare un segnale forte. E noi abbiamo scritto questo rap perché è il loro linguaggio, quindi abbiamo comunicato quello che il dottore ha detto finora e tutte le testimonianze lo abbiamo detto a parole nostre, parole semplici ma reppate. Quindi se gentilmente facciamo un po' di silenzio, altrimenti non riusciamo a far capire le parole, solo questo. E grazie. Oggi è il giorno dei 10.000 passi, oggi marciamo per una cosa giusta. Oggi marciamo per non inciampare, nelle dipendenze, dall'anca a torre, andiamo e torniamo. Noi vogliamo essere presenti in questo giorno per dire no alle dipendenze, Oggi è il giorno dei 10.000 passi, oggi marciamo per una cosa giusta, oggi marciamo. Per non inciampare nelle dipendenze, dall'anca a torre, andiamo e torniamo. Noi vogliamo essere presenti in questo giorno per dire no alle dipendenze, Oggi è il giorno dei 10.000 passi, oggi marciamo per una cosa giusta. Oggi è il giorno dei 10.000 passi. Oggi è il giorno dei 10.000 passi, Bravissimi. Quella prima volta che ho giocato all'azzardo. Sono arrivato in Italia il 29 giugno 2003. Non sapevo nulla dei giochi di azzardo. In giro nella Roma dell'inizio del terzo millennio vedevo gente in fila nei bar e tabaccherie, martedì, giovedì e forse anche sabato, per Lotto e Super Narotto e poi il Gratta Vinci e in tutti i posti delle stazioni metropolitane. Non mi interessavano per niente, dicevo che trattava di un gioco stupido. Ho dovuto cambiare idea quando in quel mercoledì 21 giugno 2006 ho grattato la prima scheda e spinto dalla volontà di vincere tutto e subito e di verificare se davvero le vincite sul blocchetto di 60 schede erano limitate. Ci ho speso 300 euro, ho recuperato solo 135. Non rimandare oggi a domani, perché la morte stessa non rinvia la data e l'ora dedicata a te. Rimandare una cosa semplice la rende difficile e rimandarne una difficile la rende impossibile. Salve, scusatemi se leggo dal telefonino. Non è affatto facile ricordare quella prima volta in cui ho preso coscienza che il gioco d'azzardo potesse rappresentare per la mia esistenza un pericolo distruttivo. E purtroppo per me, quando lo feci, fu ormai troppo tardi. Non potevo crederci, non è possibile. Come poteva un qualcosa che mi regalava belle emozioni farmi del male? Non l'avrebbe mai fatto. Lei era per me il mezzo attraverso il quale avrei potuto realizzare tutti i miei sogni. Bisogna stare lontano dalle droghe, non dal gioco d'azzardo.
questo mi ripetevo in continuazione quanto i tanti dubbi mi assalivano. Pensieri che avevano un solo scopo, illudermi che tutto fosse normale e reale, in modo da farmi rimandare la mia resa all'evidenza. Nel fondo lei lo sapeva che era solo un fatto di tempo, sapeva che quella prima volta sarebbe arrivata solo quando non sarebbe più servito, perché arrivò quando già ero diventato senza saperlo un ludopata. Io ruberò pochissimi minuti intanto per dire una cosa, che mi dispiace di non aver potuto percorrere con voi questi 10.000 passi, però c'erano i festeggiamenti per la festa della Repubblica in prefettura, quindi siamo stati impegnati con il prefetto, però appena possibile siamo venuti a fare un saluto. Chiaramente il lavoro che viene fatto in questa comunità, perché questa è una grandissima comunità, è un lavoro importante, è un lavoro storico tra l'altro per questo territorio che ha un consolidamento e che noi dobbiamo cercare di portare avanti e come istituzioni cercare di incoraggiare sempre di più chi svolge questo prezioso lavoro. Vabbè, io ci tenevo che facesse gli onori di casa perché ci sta ospitando e poi non per la prima volta, insomma, con il sindaco di Torre abbiamo un tanta strada fatta insieme, quindi grazie per averci accolti, ma soprattutto grazie per aver camminato stamattina con noi. Io brevemente voglio semplicemente darvi il benvenuto in questo piccolo paese. Sono veramente onorata di accogliervi a Torre Cagliatani, nonché felicissima di festeggiare il 72esimo compleanno della Repubblica Italiana con voi. Parlando di sociale, ho fatto questi primi 5.000 passi con voi, ho ascoltato le vostre testimonianze e sono testimonianze toccanti. Mi rendo conto che è difficile parlare di esperienze personali, di problemi personali, quindi non vi dico la mia emozione perché veramente ho colto la sofferenza in voi, ma allo stesso tempo la felicità che grazie al dottor Grazioli qui accanto a me avete recuperato attraverso il suo aiuto. Io farei a questo punto un grande applauso al dottor Grazioli. Personalmente e non solo personalmente, lo ringrazio anche a nome di tutti i cittadini che qui rappresento, della mia collettività, per aver scelto Torre Cagliatani come parte del percorso di questi 10.000 passi. Grazie, un saluto a tutti, complimenti al dottor Grazioli che ha in questi anni portato avanti questa associazione che ritengo che mi hanno raccontato in questi minuti che sono arrivato, un'azione sul territorio non solo di questi comuni ma dell'intera provincia di Frosinone e del territorio direi della regione Lazio. Quindi, lo diceva prima la collega Battisti, ieri abbiamo approvato il bilancio regionale, quindi sarà qualche impegno ce lo dovremmo anche prendere con questa associazione per dare un'azione, un supporto diciamo anche da parte del Consiglio regionale del Lazio, se non altro per sostenere un'azione e per divulgare al massimo quello che voi fate e delle buone pratiche che voi mettete in campo su questa terra. Quindi troverete in me, ma anche nella collega che ha parlato poc'anzi, la disponibilità per innanzitutto far conoscere le azioni che voi fate sul territorio, ma soprattutto per cercare di divulgare al massimo quella prevenzione che deve essere secondo me divulgata molto negli istituti scolastici, soprattutto nell'età infantile dei giovani, per fargli capire bene quali rischi hanno a disposizione. Diceva poc'anzi un amico giornalista, sono stato eletto quale presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio e ritengo che un tema che deve essere portato avanti e che mi farò promotore con il presidente Zingaretti è proprio la cultura della prevenzione a queste dipendenze. Quindi troverete in me la disponibilità per iniziare un percorso, ripeto, di divulgazione che ritengo
che sia essenziale per limitare e per mitigare al massimo queste situazioni che possono avvenire a tutti quanti noi. Non dobbiamo avere, se a mio avviso, diciamo, anche la vergogna di portarle, diciamo, alla luce, ma servono proprio per cercare di non inciampare in queste disavventure. Grazie. Da molto tempo io mi limito a salutare tutti quanti voi, ma credo che la cosa più importante da fare oggi è capire come impegnarsi in questa associazione. Grazie al dottor Grazioli oggi celebriamo, se non sbaglio, il 25esimo anno, e questo rappresenta un momento di grande importanza per il nostro territorio. E quando su un territorio c'è la voglia, la volontà di cambiare le cose, di fare un'azione di prevenzione, rappresenta quel momento alto e nobile che le istituzioni devono cogliere per sostenere questo percorso fino alla fine. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Grazie. Ci tenevo a portare anche il mio saluto personale, a mostrare la nostra vicinanza a questa associazione, all'opera importante che voi fate, andare in sostegno, appostare risorse importanti per sostenere già chi sta sul territorio e porta avanti un'azione importante. Io mi fermo qui, era per dire questo: vicinanza, ma non soltanto formale e non soltanto oggi, vicinanza fattiva nell'opera quotidiana per fare in modo che oltre le parole ci siano i fatti. E io penso che le istituzioni, tutte le istituzioni, debbono stare vicino a voi, perché è il modo migliore per ringraziarvi e per dirvi andate avanti e grazie per quello che fate. Buona giornata. Grazie, onorevole.